mio figlio ha cominciato all'età di 22-23 anni quando andava all'università, cioè questo l'ho dedotto dopo facendo degli step e capendo perché succedevano delle cose. Lui, il suo gioco era online, poker online, dove noi nemmeno ci potevamo rendere conto perché non è che giocava una macchinetta e lo vedevi o te lo potevano venire a dire. Non ti rendevi conto. Però diciamo che già man mano mi sono cominciato a rendere conto quando ho cominciato a vedere che mancavano dei soldi. Mi mancavano dei soldi a me, soldi in casa. Diciamo che la svolta è stata quando un giorno la moglie ci chiama e ci dice: lui stava deboli, venitevi a prendere vostro figlio perché io non lo voglio più, ci dobbiamo dividere perché ci sono gravi problemi. E da quel punto è cominciata la svolta perché Michele ha capito che aveva bisogno di essere aiutato. Si è informato e ha chiamato San Patrignano. Ma alla fine il suo suggerimento da genitore qual è? Perfetto. Cioè, state vicini ai vostri figli. Voi ve ne accorgete. Cioè, quando un figlio ha un problema di qualunque tipo di dipendenza o altro problema, un buon genitore se ne accorge. Ma la cosa più grave è quando te ne accorgi e non fai niente.